Ciao dal Team Katsuya, noi siamo un'azienda che opera nel settore della pesca sportiva e ci stiamo preparando per effettuare un'uscita in mare di spinning dalla barca. Adesso stiamo facendo gli ultimi preparativi sulle attrezzature, effettuiamo un nodo FG di giunzione tra la treccia in bobina del mulinello e il fluorocarbon del finale e poi siamo pronti per andare in pesca. Adesso vi mostriamo come si realizza il nodo. Prendendo il capo estremo del trecciato, ce lo avvolgiamo nel pollice della mano sinistra. Prendiamo la distanza che ci occorre con l'indice, lo riblocchiamo nel medio e poi ce lo blocchiamo definitivamente sul mignolo. Può sembrare un'operazione difficoltosa, ma alla fine dei conti è semplice. E la porzione che dobbiamo utilizzare per la realizzazione del nodo è questa, tra il pollice e il medio. Prendiamo il fluorocarbon, in questo caso stiamo unendo uno 0,40 a un trecciato 20 libbre che mantiene una buona proporzione. Poggiamo sotto la treccia il nylon e incominciamo a fare delle rotazioni dal basso verso l'alto, prima con un dito e poi con l'altro, e poi serriamo aiutandoci con la bocca. Ripetiamo. L'operazione consiste nel fare 20 giri completi, quindi conteremo 1, 1, 2, 2. È un nodo che sicuramente richiede molta pazienza. Un po' di pazienza e di manualità. Ma dopo averlo fatto due o tre volte si riesce a farlo comodamente, non è il massimo magari da fare in barca in condizioni di mare mosso, infatti dato il mare che troveremo oggi lo prepariamo prima. Una volta effettuati i 20 passaggi, tenendo bloccato, srotoliamo il tutto dalle mani e con la porzione in eccedenza effettuiamo dei serraggi tramite dei parlati contrapposti, quindi effettuandoli in questo modo. Partiamo facendo l'asola dall'alto, riacchiappiamo il capo libero dal basso e serriamo. Poi lo contrapponiamo dal basso, inserendolo dall'alto. Il tutto va ripetuto per tre giri completi. A questo punto la realizzazione del nodo si può dire sia completata. L'ultima operazione da effettuare è tenderlo a sufficienza in modo da poter poi tagliare il nylon pari. Allora, con questo sistema stiamo riuscendo ad avere un ottimo risultato. In pratica il nodo non dà perdita di carico di rottura né al nylon né al trecciato, in quanto non è nient'altro che una serie, è costituito da una serie di strozzature in un verso e nell'altro effettuate dal trecciato sopra il nylon, quindi possiamo evitare qualsiasi tipo di serraggio sull'eccedenza del nylon, basta tagliarlo semplicemente a filo e la tenuta è totale, è pari al carico reale.